ragazzi, come sempre Zam qui vi parla e oggi sono tornato con un nuovo Q&A. Saranno stati mesi che non ne facevo uno, perciò visto che siamo tornati con questa serie vi esorto fin da subito a lasciare un bel mi piace. Cerchiamo di arrivare a 9000 pollicioni, perché se no vengo lì e vi stacco la testa. No, sto scherzando, non vi farò niente di tutto ciò. Però se voi adesso non mettete in pausa il video e mettete mi piace, probabilmente arriverà l'uomo nero questa notte a mangiarvi nei vostri letti. E voi non volete essere mangiati dall'uomo nero, vero? Fatto anche la rima, bellissimo. A parte cazzate, allora sapete come funziona un Q&A, no? Voi mi fate le domande sulla pagina Facebook e io vi rispondo. Perciò andiamo subito a leggere le prime domande di oggi. Vincenzo Del Manzo: Q&A, più o meno un anno fa ti trovavi sotto pressione a causa dell'esame di Stato. A distanza di un anno, appunto, quali sono le tue sensazioni nei confronti della scuola? Provi in qualche modo un po' di nostalgia oppure la vita da universitario è migliore? Bella Zamp. Allora sì, meno di un anno fa ero un po' sotto pressione per l'esame di Stato, anche se diciamo che non è che sia stato proprio uno di quegli studenti lì in ansia che diceva oddio, ho l'esame, non so più cosa fare, sono in stato di confusione totale. No, perché diciamo che ero riuscito, insomma, a organizzarmi abbastanza bene durante l'anno, ad aver studiato quando era il momento di studiare, e quindi mi sono trovato abbastanza bene. E adesso, diciamo, da come interpreto la tua domanda, tu mi chiedi se comunque sono sotto pressione per l'università, per gli esami universitari o altre cose. Allora, essenzialmente no, perché studio unicamente le materie che mi piace studiare, ed è per questo che l'università è bella, secondo me, rispetto alle scuole superiori, perché lì te devi studiare tutte quelle materie, le devi sapere tutte. Io tipo in matematica era una frana, lo sapete, e c'avevo 4 fisso, però cioè tanto non è la mia materia, non c'ho voglia di studiarla, mi sta sul cazzo, non la studio, lo so che è un mio limite, però tanto non la capisco quella roba. Dopo tutte le altre materie non è che abbia mai avuto tanti problemi, però insomma il fatto che adesso io non debba più studiare quelle materie lì di cui non mi frega nulla, ma che studi solo quelle di cui mi interessa veramente, è anche più facile il fatto che mi restino in mente, perché comunque io leggo, di base leggo, e siccome sono cose che mi interessano me le ricordo automaticamente. Diciamo che è proprio questo il bello della vita universitaria, e quindi potete capire che la risposta alla domanda finale è sì, mi trovo molto meglio adesso che faccio la vita universitaria, diciamo, piuttosto che quella da studente delle superiori. Riccardo Bovolenta mi chiede: come sta andando la tua esperienza universitaria, lezioni, casa nuova, amicizie, eccetera? Bella Zampa. Allora, siamo sempre in tema universitario, vabbè, giustamente è stato un grande cambiamento nella mia vita e voi ve ne siete accorti, insomma, e quindi è giusto che io vi informi un po' su tutta questa situazione. Allora, come sta andando la mia esperienza universitaria? Veramente bene, devo dire, perché tutte le lezioni mi piacciono, tutti i professori ti coinvolgono, vogliono sentire la tua. Poi molto spesso abbiamo dei laboratori di produzione video in cui appunto loro ci danno un tema, noi dobbiamo realizzarlo, poi lo facciamo vedere davanti anche a tutti gli altri studenti del corso, e c'è un po' questo momento di dibattito, di critica, per diciamo cercare di capire cosa l'autore voleva proporre e che messaggio voleva cercare di dare allo spettatore. Diciamo che questo è uno stimolo veramente molto grande che sperimentavo già, diciamo, con i vostri commenti su YouTube, perché ogni volta che io facevo una produzione video comunque mi mettevo in gioco, mi sottoponevo al vostro giudizio, e quindi nasceva un dibattito anche da lì. Però il fatto di averlo adesso con persone vere, insomma con un professore, proprio con studenti della tua età che hanno la tua stessa passione, è veramente uno stimolo molto grande a cercare di migliorare sempre di più, e comunque essere aperti alle critiche aiuta comunque a crescere proprio come persone. Per quanto riguarda la casa nuova, ecco, non è che sia enorme, c'è una stanza, dormo nella stessa stanza praticamente, c'è la cucina di là, poi c'è il bagno e c'ho una terrazza veramente molto figa sopra, che avrete sicuramente visto nel video in cui mi trasferivo. Però diciamo che non mi lamento, perché comunque quassù non è che ci sto per campare, ci sto per studiare dal lunedì al venerdì e poi fine settimana me ne torno a Iesi, quindi non è che la veda proprio come una casa nuova. Ma sicuramente è stata un'esperienza, perché comunque dover pulire la propria casa, rifarsi il letto, sistemarsi i vestiti, tutte quelle robe lì, io a casa c'avevo mamma che le faceva e quindi non l'avevo mai fatte. Perciò la mia casa è sempre, ripeto, sempre un bordello mostruoso. Cioè, adesso voi fortunatamente vedete solo questo spazio, ma se vedeste il resto della casa veramente impallidireste, perché è veramente agghiacciante. Per le amicizie va molto bene anche lì. Diciamo che quando mi sono trasferito all'università, io non è che sia una persona molto aperta alle altre, diciamo che fa subito amicizia quando le incontra. Però ho conosciuto un gruppo di 6-7 persone con cui stiamo lavorando alla webserie che vi avevo annunciato tempo fa, e ci troviamo davvero molto bene. Ieri sera per esempio abbiamo fatto una riunione
per continuare a scrivere la sceneggiatura. Abbiamo lavorato praticamente dalle 10 alle 4 di notte, ma siamo riusciti a tirare fuori il soggetto di tutte e tre le prime puntate e siamo a un passo dall'avere la sceneggiatura finale. Ma si è lavorato in un clima veramente di amicizia, di condivisione di idee, di dibattito, ed è veramente veramente molto bello. Luca Anastasio, perché quei capelli? Bella zampa! Allora, perché questi capelli? Perché voi dovete sapere una piccola cosa sui miei capelli. Io sono pieno di girelli, cioè ce n'ho uno qua, ce n'ho un altro qua dietro, e quindi ho i capelli che vanno tutti come cazzo gli pare. E a meno che io non sia rasato a boccia, non posso portare altri tagli che non siano questo, perché altrimenti se mi facessi la cresta quassù ci avrei comunque tutto dietro un macello. Quindi l'unico taglio che posso fare è questo. Se poi intendi perché sono così lunghi, è perché da quando sto quassù, tornando giù solo il fine settimana, non è che ho sempre tempo di andare dal parrucchiere. Questi capelli me li tengo da tipo 2 mesi e mezzo. Io sono uno, quei capelli crescono in continuazione veramente, cioè me li dovrei tagliare ogni 2 settimane per quanto mi crescono. Però diciamo che si continua ad andare avanti così, via. Massimiliano Pasuk, Q&A: dove vorresti vivere se potessi scegliere una volta finiti i tuoi studi? Allora, diciamo che vorrei vivere in una comunque grande città, che sia Roma o Milano, perché diciamo si hanno più opportunità di lavoro, si ha opportunità di conoscere più persone, e questa è una cosa che secondo me è essenziale durante la vita di un individuo comunque. E a Jesi sì, conosci persone, ma cioè ci sono 40.000 abitanti, quindi non è che ci conosciamo praticamente tutti, e si respira comunque un clima di quella città provinciale un po' chiuso. Oddio, chiusa no, perché comunque c'è un gran ricircolo di idee anche lì, però non è sicuramente come vivere in una grande metropoli. Il lato negativo è che vivere in quelle città veramente è devastante, perché io già le poche volte che ci spostiamo per le fiere, dover andare in giro per tutta la città, prendere la metro, prendere i treni, star sempre dietro ai trasporti, cioè gli esiti la giri tutta a piedi, e quello è un lato che mi mancherebbe molto, perché comunque a me piace la città piccolina, magari un po' antica come Jesi, che è di fondazione romana, insomma tutte queste cose qua. Però allo stesso tempo, se devo guardarla in maniera lavorativa o comunque per una continuazione di un qualcosa, mi vedrei più a Milano-Roma. Poi il fatto che gli affitti ti stecchino la vita è un altro conto. Però Manuel Sanfilippo, Q&A: cosa ti ha portato a scegliere il percorso di studio universitario che hai intrapreso? Tornando indietro, rifaresti la stessa scelta? Bella zampa. Allora, nel momento in cui io sono dovuto andare a cercare un'università in cui iscrivermi, non avevo ancora un'idea fino a, diciamo, il mese prima stesso che mi iscrivessi, che è stato agosto. Questo perché? Perché non sapevo cosa voler fare della mia vita. Insomma, tutti mi dicevano: vabbè, magari vai a fare giurisprudenza, vai a fare, che ne so, medicina, alla fine sei bravo negli studi, ti interessi delle cose e cazzi vari, almeno avrai un buon lavoro e altre cose. Io ho semplicemente detto: non intendo studiare niente che non mi interessi veramente, siccome non voglio fare né il medico, visto che se mi sento il battito cardiaco o se vedo il sangue svengo, né l'avvocato, anche perché credo che ormai sia saturo di avvocati, non so manco se uno finiti gli studi si laurea, trova lavoro. Quindi ecco, ho voluto puntare un po', mi sono detto, visto che il futuro è sempre più multimediale, è sempre più incentrato sul video, sulle fotografie, sull'immagine, e visto che la mia passione fin da quando sono piccolo è proprio questo ambiente multimediale di creazione video, di voler trasmettere un messaggio attraverso una produzione, mi sono detto, secondo me l'Accademia di Belle Arti è la scelta migliore che possa fare, e non la sto rimpiangendo, perché mi trovo veramente molto bene, come vi ho detto finora. Io penso che al di là del cercare una professione che sarà redditizia in un futuro, uno debba seguire i propri sogni. Se poi ce la fa, buon per lui; se non ce la fa, almeno potrò sempre dire di averci provato, insomma. Manx ci chiede: Q&A, cosa ne pensi di noi youtuber emergenti, dello spam? Se hai voglia darci qualche consiglio, sei un grande zampetta. Allora, cosa penso degli youtuber emergenti? Penso che abbia una grandissima stima nei loro confronti, perché anch'io lo sono stato ai tempi. Tutti noi grandi youtubers, grandi tra virgolette, a me ormai non me se incula più nessuno, però tutti noi siamo stati, diciamo, messi alla prova. Abbiamo dovuto emergere in un ambiente che dà la possibilità solo a chi è migliore, evidentemente. E i consigli che io vi darei, regà, è: non spammatevi in continuazione sotto i video, sulle pagine Facebook, perché non serve a niente, anzi ottenete l'effetto contrario. Se uno apre il video di uno youtuber abbastanza conosciuto e subito sotto vede il vostro commento bottato con scritto iscrivetevi, video di qua di là, nessuno si iscriverà. Secondo me la cosa migliore che possiate fare è sfruttare quello che l'ambiente vi offre adesso. Insomma, il più grande strumento secondo me che avete per farvi conoscere in una fase iniziale è Facebook. Perché? Perché su Facebook, col fatto che voi avete un botto di amici comunque, il vostro video può essere visto subito
con tutti coloro con cui lo condividete. YouTube non è così, perché su YouTube tu carichi un video, ma non è che ci sono amici che sanno che tu hai caricato quel video, gente a cui frega che tu abbia caricato quel video, e quindi non sarà così facile emergere. Se invece, secondo me, partite con Facebook, avete subito una grandissima possibilità di diffusione alle persone. Molta gente può interessarsi a voi. Io vi dico, se volete fare lo youtuber o volete fare qualcuno che lasci un qualcosa, fate una produzione, una prima produzione forte, ben studiata, divertente, insomma quello che cazzo vi pare, e la mettete su Facebook, sul vostro profilo. Cominciate a farvi conoscere dai vostri amici. Se la cosa piace, riceverete un feedback in like o in quello che è. È quello il momento in cui potreste crearvi una pagina Facebook e un canale YouTube, continuare per un primo periodo a fare video su Facebook e poi spostarvi su un canale che sia quello di YouTube, appunto, perché in quella maniera voi avrete la migrazione della gente che già vi segue su Facebook. La gente potrà condividere i video da YouTube a Facebook e quindi si creerà tutto questo ricircolo che vi porterà, se siete fortunati e se siete bravi soprattutto, se le cose le volete fare seriamente, vi porterà ad essere più conosciuti. Però regà, lo spam, tutte quelle cose lì, evitatelo, ve lo dico veramente con il cuore, perché non serve a niente, anzi avete l'effetto contrario. L'ultima domanda di oggi ce la fa Andrea Goro. Q&A, è vero che il tuo coinquilino si masturba con il tuo PC mentre dormi? Allora, diciamo che il mio coinquilino è una persona un po' strana, capite? Perché se io vado a dormire, mettete alle 2, prima ne andiamo a FIFA tutta la sera, lui si mette al PC e prima, diciamo, gioca a Wolfenstein fino a tipo le 4 o le 5 del mattino e poi si masturba guardando video porno sul mio PC. No, sto scherzando, non ho le prove di questo perché purtroppo è abbastanza sveglio da navigare in incognito, ma io sono sicuro che almeno una volta, bestia, l'hai fatto, perché sei uno sporco animale, sei un porco vizioso. Detto questo, signori, il Q&A di oggi finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. In caso di sorta, lasciare un bel mi piace, un commento, e se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella!